Io una ragione per cui, anzi, la ragione penso fondamentale per cui ho fatto il master proposto da lei, dalla vostra scuola, dalla Società Italiana di Ipnosi, è perché nei miei studi precedenti in terapia strategica mi era imbattuto in più volte un'affermazione, in particolare di Václavic, che dice che tutti i terapeuti dell'MRI sono formati in ipnosi. E questa è una cosa interessante perché diversi anni dopo, leggendo invece un articolo di De Schaller, che peraltro ho citato poco tempo fa in un'altra intervista, De Schaller e la moglie dicono: è incredibile come la psicoterapia è un processo dialogico basato sul dialogo, ma poche psicoterapie si concentrano sul dialogo, sulla conversazione. E quindi io volevo un pochino affinare le mie competenze nell'ipnosi, in particolare in quella parte, venendo poi da Václavic, dell'ipnosi che è quella più conversazionale, che era in particolare una specialità poi di Erickson. Dove voglio arrivare? Arrivare allo stesso Václavic che, mi ricordo, in un testo disse che Erickson, andando avanti con la sua carriera, utilizzava sempre meno l'ipnosi formale, sempre più quella conversazionale. Allora, mi piacerebbe uno chiederle se effettivamente era così, chiedo a lei che è uno studioso diretto di Erickson, e poi anche per rispondere magari a un interrogativo che potrebbe avere un ascoltatore, no? Ma quindi devo imparare a fare l'ipnosi, a fare magari uno che non ha per nulla idea di come funziona l'ipnosi, decido mandare la persona in trance. Allora, spiegargli un po' che non è necessariamente così, però chiederle a lei quando e come utilizzare, trovo più utile utilizzare una forma di ipnosi tradizionale e una invece conversazionale. Quindi quali sono un po' le differenze, come il diretto e l'indiretto si modulano in esse e come uno psicoterapeuta che anche non vuole utilizzare la trance, cioè portare la persona in uno stato di trance in modo formale, può giovare però dall'apprendimento di questo tipo di linguaggio. Concordo sulla visione di Václavic che Erickson, soprattutto sulla seconda parte della sua carriera, usava molto meno l'ipnosi formale e che prima invece la usava. Se poi andate a vedere i video, soprattutto quelli dei primi anni, sono quelli in bianco e nero, si vedono delle induzioni formali abbastanza classiche, ecco, che non dico sarebbero state fatte nel 1800, ma insomma danno l'idea di. E anche per me è lo stesso, anch'io sento meno bisogno di usare l'ipnosi formale, ma questo però non vuol dire una possibile conseguenza che potrebbe esserne tratta, e che non so se Václavic intendeva trarne, cioè che quindi l'uso dell'ipnosi in senso stretto diventa meno importante, basta una conversazione qualsiasi. Io non sono di questa idea, penso che invece l'ipnosi abbia un'enorme importanza perché, conoscendola si capiscono alcune fenomenologie dell'ipnosi che sono da un punto di vista terapeutico straordinarie, che non sono disponibili in altri tipi di orientamento, a meno che questi orientamenti non ottengano la condizione di trance, che è quella da cui nascono una serie di conseguenze che dal punto di vista terapeutico sono straordinarie. Non so, ti faccio un esempio soltanto di, non so, distorsione temporale. Cioè, voglio dire, se non uso l'ipnosi, mi trovo di fronte all'impossibilità di utilizzare questa modalità. E mentre invece mi può essere estremamente utile. Ci sono tante situazioni in cui le persone vanno troppo veloce, troppo lente, e che l'utilizzazione appunto di un rallentamento o di un'accelerazione può essere estremamente importante. Chi non riesce a concentrarsi, non riesce a studiare perché non ha tempo sufficiente, chi non riesce ad avere le intuizioni giuste perché ha pochissimo spazio di tempo da dedicare a quello che gli servirebbe, beh, può usare la distorsione temporale. Non so, poi la suggestione post-ipnotica, ecco, una cosa è un compito eseguito durante una normale conversazione, viene data un'istruzione e viene condotta a casa, e un'altra cosa avere
una suggestione post-ipnotica che nel momento in cui si verifica riproduce lo stato ipnotico. Quindi non avere l'ipnosi formale non vuol dire non avere uno stato ipnotico vero e proprio, che deve essere riconosciuto e poi utilizzato dal punto di vista terapeutico. Non avrei nessun motivo di fare l'ipnosi se non fosse per gli effetti che ha dal punto di vista delle conseguenze sulla psiche del paziente, che del soggetto che una volta in ipnosi può avere tante di quelle capacità aggiuntive, delle risorse aggiuntive che da sveglio non avrebbe. E queste vanno appunto dalla suggestione post-ipnotica, per esempio, ma anche alla catalessia, alla capacità di avere analgesia, anestesia, la capacità di avere amnesie. Tra l'altro nessuna psicoterapia è in grado di ottenere l'amnesia, tranne l'ipnosi, l'unica. E a noi si rivolgono, proprio perché sanno questo, dei pazienti che invece di ricordare vogliono dimenticare. Sono richieste particolari, strane, però in psicoterapia, se non uso l'ipnosi, non so che risposta dare, mentre invece con l'ipnosi posso ottenere. Erickson ha inventato delle tecniche di amnesia speciali, particolari, veramente straordinarie, se si pensa a come sono costruite, proprio perché c'è gente che chiede di dimenticare, ne ha bisogno, e qualche volta l'ipnotista stesso la usa proprio per permettere al suo intervento di essere efficace senza che il paziente ne abbia consapevolezza, perché magari la consapevolezza in quel momento potrebbe essere più dannosa che altro. Quindi sì, per esempio, ecco, succede nelle patologie traumatiche, nei disturbi conseguenti a traumi, che le persone hanno un riaffiorare dell'episodio traumatico che vorrebbero eliminare dalla loro consapevolezza, e preferirebbero non avere, ed è una richiesta legittima, perché gli rende la vita impossibile, no? Cioè, se nel cuore della notte ti svegli perché sei in preda a un ricordo straordinariamente negativo, pesante, spiacevole, questo ti può impedire di avere una vita affettiva, di avere una vita di relazione, insomma non riesce a formare una coppia, perché chiunque si spaventa durante la notte se sente che ti metti a urlare, e quindi non è facile, non è accettabile lasciare questi pazienti senza una risposta dal punto di vista terapeutico. Allora l'ipnosi può non essere indotta in maniera formale, ma la formalizzazione dell'ipnosi, cioè il fatto di assicurarsi che ci sia, permette di arrivare a certi fenomeni che l'ipnosi conversazionale, tra virgolette, non permette. È molto più difficile ottenere delle capacità, come appunto la cosiddetta ipnosi sonnambulica, in cui le persone sono soltanto apparentemente sveglie, ma possono svolgere un'attività. Per esempio un fobico può entrare in una galleria senza difficoltà perché si trova in una condizione ipnotica e non avverte la problematica che c'è intorno, e quindi lo può fare, mentre invece fare la stessa cosa se fosse in condizioni di veglia non sarebbe possibile. Non so se ho risposto alla tua domanda. Però sì, e mi immagino già quando pubblicherò questa parte di video la sfilza di commenti di anche colleghi, soprattutto colleghi, che diranno ma come far dimenticare, assolutamente stai mettendo nell'inconscio, sai, il rimorso, l'elaborazione, sbaglia poi il sintomo, che lo spostamento del sintomo. Ok, professore, diamo delle risposte a questa domanda. No, spiegare quello che tutte le notti si sveglia e si ricorda, no, di quando ha avuto una minaccia di morte, stava, no, per andare all'altro mondo, insomma, oppure di un'esperienza negativa che ha vissuto, di un abuso, insomma, tutte cose di cui è cosciente. Poi non è che deve acquistare una coscienza maggiore di quello che già sa, deve semplicemente riuscire a non avere più il tormento di tutto questo. E l'idea che rimuovendola, producendo un'amnesia, c'è cioè poi in realtà uno spostamento del sintomo o qualcosa di peggio, era un'idea teorica che è stata messa alla prova, e in realtà abbiamo visto che
non è così come se lo immaginava Freud. Così come la consapevolezza non sempre dà la possibilità alle persone di vivere meglio, così la mancanza di consapevolezza non significa assolutamente vivere peggio. Anzi, si sa bene, sappiamo tutti che quelli che hanno meno consapevolezza vivono più felici di quelli che vivono con grandi consapevolezze, no? Poi tormentarsi nel cercare di spiegare a se stessi cose che non sono in grado, che le persone non sono in grado di spiegarsi. Spesso diventa, diciamo, un'ossessione che aumenta la quantità di sofferenza delle persone. Per cui, diciamo, ecco, qui se la richiesta è quella di riuscire a cancellare, poi ci sono anche metodi, no, metodiche con cui, soprattutto nell'indiretto, no? Cioè se io suggerisco a un paziente di chiedersi come mai la sua vita è così difficile e così pesante, trasformo questo in una metafora in cui lui si accorge di avere sulle spalle uno zainetto pieno di pietre che si porta dietro tutta la vita, e poi gli dico che invece se ne può liberare e non portarsene più. Posso benissimo dirgli però di metterle in un posto sicuro in cui le può ritrovare se gli servono. Non so se mi sono spiegato. Quindi abbandonare quel ricordo provvisoriamente, se ne ho bisogno, sono in grado di ricercarlo e ritrovarlo perché so dove l'ho messo. E quindi significa non cancellare in senso definitivo, ma cancellare ipnoticamente significa mettere da una parte. Erickson chiedeva ai pazienti di scrivere delle lettere e poi di metterle in un cassetto e di andarle a riguardare qualche anno dopo, insomma, no? Significava, come dire, trasmettere dei loro pensieri un po' più in là quando le cose sarebbero cambiate. Ed è un modo in cui non si cancella completamente tutto, ma si dà la possibilità di recuperarlo a tempo e modo quando le cose si sono modificate. Cioè se gli incubi che mi vengono di notte mi impediscono di avere una relazione affettiva, io posso cancellare questa, avere la mia relazione affettiva, quando mi sento più sereno e stabilizzato da quella relazione, sono in grado anche di sopportare aspetti più negativi e posso far scomparire la sofferenza in un altro modo, senza bisogno di cancellare quel tipo di episodi. Quindi cambiano un po' le strategie, ecco, la psicoterapia di oggi ha una maggiore abilità e non si basa su tutto o niente, no? Ricordare o dimenticare. Avere coscienza o non avere coscienza. Si possono avere coscienze parziali, tenuto conto anche che la conoscenza, insomma, almeno questa è la mia idea, io ho abbastanza chiaro il fatto che la conoscenza assoluta è più una mistificazione che una realtà. Come diceva Morin, la conoscenza non è un'isola, è una penisola attaccata a un continente. Cioè, se tu conosci una cosa, non vuol dire che hai una reale conoscenza di tutto, e tutto quello che c'è intorno è molto più grande e più importante di quello che hai conosciuto. Quindi la conoscenza completa, ecco, per esempio, ho scritto da poco, appena uscito, un libro sui segreti, e il libro spiega con molta chiarezza che la conoscenza del segreto in senso assoluto non esiste, perché mettiamo che una persona ti confessa il segreto, tu che ne sai che è tutto. Forse non lo sa nemmeno lui qual è tutto, insomma, no? E quindi la conoscenza completa è un po' un'utopia che è difficile da contemplare, da considerare valida. Il sapere abbastanza, il capire attraverso certe altre cose, cioè è più importante capire che tipo di relazione c'è tra una persona e l'altra piuttosto che sapere tutto quello che è successo. No? Mi ricorda un po' quel marito che aveva sposato una svedese, voleva che lei gli raccontasse tutti gli episodi della sua vita in cui, essendo svedese, lei ha avuto relazioni con uomini e voleva anche tutti i particolari. Insomma. Lei chiese una terapia di coppia perché, insomma, non era in grado di raccontargli tutto in tutti i dettagli. Insomma. Quindi ecco, la conoscenza assoluta, a parte il fatto che qualche volta produce danni incalcolabili, ma non è poi contemplabile nel senso vero del termine. Le persone
sanno qualcosa, capiscono qualche cosa, ma capire davvero tutto e sapere davvero tutto. Ma questo, sai, nelle coppie c'è anche questo mito, no? Cioè ci mettiamo insieme e ci diciamo tutto, ma per dire tutto quello che ho vissuto prima di incontrarti ci metto una vita, se devo dirti tutto davvero. Però ecco, qui ci sono modi diversi, ecco. C'è la conoscenza che fa bene, c'è la conoscenza che fa male, c'è la conoscenza che non è possibile avere, e i segreti hanno dentro di sé degli aspetti sia protettivi che lesivi contemporaneamente. Dobbiamo tenerne conto. Qualche cosa che non sappiamo ci fa più bene che se la sapessimo. E invece, appunto, c'è la mitologia che bisogna confessare tutto, insomma, un po' un cattolico, no, dell'epoca di Freud, questa modalità che non bisogna per forza riferire tutto e confessarlo per poi espiare. E poi molte persone, anche se raccontano, non si sentono di aver espiato abbastanza, cioè anche questo quindi il senso di colpa esiste, ecco, a volte anche quando non ci sono colpe. È un peccato che, non so, oggi, ormai sono passati tanti anni da quando ho finito l'università, però quando la facevo io di ipnosi non se ne parlava quasi per niente. Non so se qualcosa è cambiato, però perché certi concetti poi dell'ipnosi aiutano anche a vedere meglio prima ancora che la psicoterapia, anche la psicologia, non passino durante gli anni della formazione, quantomeno poi parlo della mia esperienza personale, quindi dell'università che feci io la Sapienza all'epoca.